Papa si dimette, una notizia che ha sconvolto un po' quei fedeli. Qual è la sua sensazione? Il Papa! Il Papa Benedetto Il Papa, il XVI! Papa! Il Papa si Il Papa si Papa dimette. Benedetto XVI, è la prima volta che lo... È la prima, sì, è una sensazione, cioè che è pazzesco, perché non, io non so, non ho seguito in questo momento, mi sembra sconvolgente. L'ha portata lei questa notizia? Forse non sta bene, l'unico motivo, non credo È abbia... per questione di anzianità, non ce la fa più. Ah, va bene. È giusto se lui non ce la fa, fa un grande atto di cioè, si depone, si affida ad una nuova persona in grado di seguire i fedeli, mi sembra giusto allora. È una sensazione abbastanza sgradevole che un Papa si dimetta. Non riesco a capire quali siano stati i motivi. Dice per motivi di anzianità. Se per motivi di anzianità ha avuto un bel coraggio a dimettersi, perché evidentemente non ce la c'è più a reggere il peso morale, spirituale, nonché materiale della sua carica. Ma lei Improvvisa. non mi prende in giro? Le garantisco che non la sto prendendo in giro. Sembra una cosa assurda. Ma è per motivi di salute? Dice per motivi legati alla sua anzianità. Ma non è mai successo, ci sono papi che hanno avuto malattie gravissime, non si sono dimessi, il Papa Giovanni XXIII aveva il Parkinson, non si è dimesso, ormai questo mi sembra una cosa molto strana, non so cosa dire, sono sgomenta. Diciamo che in questo momento non ci voleva, già stavamo conciati bene, comunque c'è un po' da preoccuparsi comunque. È una cosa storica nella storia, non è, almeno dicevano che dal 1200 non so quanto che non si è verificata una cosa del genere. Speriamo bene che le cose almeno per la nostra Italia almeno non si ripercuotano negativamente più di quello che già meglio ridere. È uno scherzo sicuramente di carnevale, perché nella storia del Vaticano non si è mai verificato un fatto del genere, che il Papa si dimette. Quindi tra le tante cose che stiamo eventi, questo dovrebbe essere una cosa assurda, perché può capitare, però è assurda. Mi ci è Ce ne capitato. sentiamo tutti, perché no, ma è impossibile. Il Papa dal 28 febbraio non sarà più pontefice, E com'è lascia così? per motivi di anzianità. È una cosa strana, che nella storia non si è mai verificato. Si stanno verificando dei fatti mai, storicamente. Questo dovrebbe essere un altro colpo alla situazione attuale.